Trovati la Roma. Davanti con te la verità. Una nave, un sito, un mistero. Una grande mostra dove il visitatore diventa protagonista. Un'anteprima interattiva e multimediale. Un'esperienza innovativa e multisensoriale per la prima volta in Italia. La più grande corazzata che abbia solcato i nostri mari. La corazzata Roma, l'ammiraglia della flotta della Regia Marina Militare. 240 metri di lunghezza, 33 metri di larghezza, 48 mitragliere, 33 cannoni, 3 aerei catapultabili a bordo, 45.000 tonnellate d'acciaio, 2.000 uomini di equipaggio. Questa è la storia della corazzata più imponente della Marina Militare Italiana. Una fortezza galleggiante, in grado di raggiungere 30 nodi. La sua potenza di fuoco non ha eguali. Alle ore 16:11 del 9 settembre 1943, al largo dell'Asinara, colpita da due bombe plananti radioguidate Fritz-X lanciate da aerei tedeschi, affondava la regia nave Roma, portando con sé negli abissi del mare l'ammiraglio Carlo Pergamini, comandante delle forze navali da battaglia, e 1392 uomini di equipaggio. In 39 mesi di guerra, fu la più grande nave da battaglia perduta dall'Italia in mare aperto e una delle più grandi tragedie di tutta la storia della Marina Militare Italiana. Il suo affondamento è avvolto nel mistero. Intrighi politici, scelte sbagliate, documenti top secret. Circa 70 anni dopo la sua scomparsa, l'eccezionale ritrovamento. Dopo 6 anni di lunghe ricerche, la Blue Image Productions realizzerà una mostra interattiva multimediale dal titolo Trovate la Roma. Un percorso che racconta le vicende e i personaggi che hanno segnato quel tragico 9 settembre. L'allestimento ideato all'interno del prestigioso Museo Tecnico Navale di La Spezia. Il percorso inizia con il coinvolgimento dei partecipanti nella missione di ricerca della nave. Si avrà accesso alle sale di controllo della Marina Militare, uno spazio super tecnologico, un ambiente illuminato solo da grandi schermi olografici. Verranno forniti gli elementi storici e tecnici, partendo dal contesto storico del 43, la caduta del fascismo, l'armistizio del settembre 1943, il settembre nero della storia italiana. Tutti volevano la Roma, americani, inglesi, tedeschi, erano disposti a tutto. La Roma, nave leggendaria considerata inaffondabile, grande quanto il Titanic, una macchina da guerra più temibile della Bismarck, l'ultimo colosso in fondo al mare. Ci si ritroverà all'interno di uno spazio che rappresenta uno studio di ricercatori. Al centro un grande tavolo dove verranno video proiettate, cartografie, mappe, foto aeree, materiale top secret, interviste, per analizzare tutti gli elementi per l'individuazione della posizione della nave. Le videoproiezioni si estenderanno tutto intorno. Sarà come tornare indietro nel tempo, sorvolando gli ultimi tratti di navigazione del colosso italiano al momento del bombardamento. Viaggio nel mare di Sardegna, sulle coste della Maddalena, a bordo della nave Minibus. La squadra di ricerca si immergerà negli abissi più profondi per dirigersi verso il canyon.
Eccola, trovata. Uscendo dal canyon ci si troverà con gran sorpresa davanti all'enorme prua della corazzata, ricostruita in scala con un'altezza di oltre 10 metri. La scenografia è ancora quella di un paesaggio sottomarino tra gli abissi. La nave è ancora semi nascosta dalle rocce. All'improvviso, come per magia, l'ambiente sottomarino comincia a mutare. Le pareti del canyon si trasformano in un paesaggio esterno e la nave ritrova il suo colore originale. I visitatori si ritroveranno immersi in un viaggio indietro nel tempo, al momento del varo della ruota. L'apertura di un passaggio permetterà, con gran stupore, di salire a bordo. Fedelissima ricostruzione degli interni della nave sarà animata e rivissuta attraverso proiezioni e ologrammi che faranno rivivere i più importanti personaggi di questa avvincente storia. Così il comandante del Cima scrive alla madre prima di salpare dalla Spezia. 8 settembre 1943. Mia mamma adorata, se giungendo di questo mio scritto qualche cosa mi fosse accaduto, pensate che il mio ultimo pensiero è stato per la mia patria e per voi, che ho adorato più di me stesso. La storia giudicherà gli avvenimenti e comprenderà la nostra sorte. Baciatemi tutti. Si assisterà, come se fossimo in diretta, alle ultime ore di navigazione fino al tragico momento dell'affondamento, rivivendo in prima persona gli ultimi tragici momenti di vita della loro. Trovate la Roma. Un'esperienza intensa, esaltante. Un percorso vivo che si avvale di un linguaggio innovativo per coinvolgere le persone di tutte le età.